Villa Fiorentino, un momento di festa, notte alte con il direttore Gaetano Milano, avvocato, un momento sempre di gioia e di entusiasmo, un'altra iniziativa dove ci sarà l'arte e la cultura, la fondazione protagonista con la mostra ma anche con lo spettacolo di teatro. Sì, noi abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa. D'altra parte dobbiamo entrare nell'ordine di idee. Villa Fiorentino è un parco cittadino aperto a ogni tipo di manifestazione. Questo, diciamo così, è il messaggio che voglio dare in particolare alla nostra collettività. Imparate a fruire di Villa Fiorentino come un parco pubblico, dove c'è un giardino, c'è un parco giochi per i bambini, dove c'è una struttura che ospita eventi. Tutto il resto è nella disponibilità della collettività. Ora che poi all'interno di quelle che sono le aggregazioni della collettività ci possa essere un momento particolare come la Notte dell'Arte, ancora di più si valorizza Villa Fiorentino, però nel contempo valorizziamo anche la proposta complessiva della città. Avvocato, Villa Fiorentino non solo quindi arte, teatro, ma anche un momento di ospitalità, c'è un bel giardino, si crea l'ospitalità, l'accoglienza anche agli stranieri, perché sarà anche un momento dove c'è maggior dialogo con non solo con l'arte e la cultura ma anche l'amicizia, e diventa un luogo di incontro. Anche oggi in questa conferenza stampa c'è un bel confronto sulle idee. Infatti questa città ha un bisogno, che sono i punti di aggregazione. Ora, i punti di aggregazione possono essere di tanti tipi. Certamente Villa Fiorentino vuole essere un punto di aggregazione, magari un po' più aperto, nel senso che qui vengono turisti durante l'intera giornata, vengono, si siedono, guardano il panorama, guardano gli alberi, è un modo per, diciamo così, per far camminare. E poi ci sono le contaminazioni, perché voi non avete idea di che cosa significa ospitare una mostra come Bacon all'interno di questa villa, dove gli inglesi arrivano e fondamentalmente sono orgogliosi del fatto che Sorrento ospiti un loro concittadino, anche se poi concittadino del tutto non era, che era irlandese, che però, diciamo così, ha vissuto una vita travagliata e ha avuto un post vita altrettanto travagliato. Ci sono, adesso non ve li posso far vedere, ci sono dei commenti riportati sul book office all'interno che sono straordinari, di gente che ha conosciuto direttamente o indirettamente Bacon e che, diciamo così, manifestano tutto il loro orgoglio, la loro contentezza per il fatto che sia sbarcato qua a Sorrento. Questo è un modo per rapportarsi anche con altri mondi, con altre culture. Altre culture, esattamente. La ringrazio molto. Allora, invitiamo tutti a venire al 30 giugno. Sicuramente, la Notte dell'Arte sarà un momento di esplosione in tutti i sensi. Grazie, avvocato. A presto.